Buongiorno a tutti e bentornati nella cucina di Imperia TV. Salutiamo il nostro chef Renato Grasso. Ciao Ciao, Renato. ciao, buona giornata. Buona giornata a te, tutto bene? Non fare questa faccia Quando sono vicino a sconsolata. te va sempre bene. Ah, ecco, è una cosa positiva. Ciao, il nostro Poi sommelier guarda. Giovanna. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giovanna. Sembra il prete con i due crichette. Io vado a È un po' tardi per noi per raccogliere le offerte. fare le chirichette. Vai. Allora, Renato, che cosa cuciniamo? Sai cosa faccio oggi? Faccio due filetti di gallinella, così, scottati, con Li passi leggermente praticamente, nella farina? sì, Perfetto. prelibatezza della farina, poi li serviamo con questi peperoni fatti in agrovolgi, belli così, belli freschi, eh? Va bene. Tu cosa dici? Andiamo, Partiamo partiamo. subito alla grande? Dai. Allora, è già Un appena po' appena sporco d'olio. d'olio perché... Sì, perché te l'hai già portato avanti. Ne Per aggiungiamo un forza. pochino. Questi sono proprio passati e... privati delle lische, perché stavolta lo Sì, prendo. sono già proprio a Sì, sì, posto, sì, sì, pronti sì. da Eccolo qua. Sempre dalla mettere in parte della padella. pella, ragazzi, lo Sì. sapete, Ormai abbiamo eh? imparato. Avete imparato? Bene, bravo. Allora qualcosa so Sì, servire. dai. Sì? Sì o no? Sì, e guarda, visto che lo sapevo, ormai avevo imparato, l'hai Grazie, Giovanni. detto. Ah, veramente ne fai tre? Tre. Sì, perché? Numero perfetto. Ah, perché Numero ne avevo visti perfetto. sei, ho detto, dice tre, ma ne fa sei. È vero, perché lui cambia sempre idea in corso, però. Ancora E questa anche volta quando no. sei preparato ti frega. Grazie Giovanni. E fa quello che ha Grazie, questo me lo detto. lasci. Questo Andrò a passare anche i peperoni. mettilo via che semmai facciamo un altro piatto dopo. Ok. Eh? Si fanno i peperoni, Sì. stanno andando. Hanno la fiamma alta, no? Questi. Sì. Allora facciamo Proprio. così. Ok. Intanto vado a Intanto. condire questa bella insalatina così, Sì. Un con un po' di pepe. po' Un di po' del mio sale. olio, così. E sale. Sale del mio olio. Guarda, mi portate fuori voi. Ormai Renato l'abbiamo perso. Dici, eh? Dici che c'è un po' di... Questo sale che è buonissimo, ma sai che lo uso sempre a casa io? Bravo, Vero? bravo. Io ho bisogno che ci siano persone che adoperano il mio sale. Ma è veramente buono. Certo. Perché se adoperi il mio sale, io poi riesco a farne dell'altro. Altrimenti... Ma certo, infatti io lo dico sempre. Adesso in effetti erano un po' di puntate che non pubblicizzavamo il tuo sale. Ah, altro. Ah, ecco, la metti qua nel... Settimana del Goff. Come è diventato chic, Renato, in questi ultimi tempi? Ma dai, ma davvero? Sì? Guarda che bella. Ecco qua. Mettiamo qua. Ci mettiamo questo, eh? Sì. Grazie. Così Va bene, qua ci intanto qua sta siamo. andando. Sì, ci mettiamo ancora un goccino d'olio perché mi sembra che stiano proprio. Sono proprio fatte come se fossero fatte in ferie queste. Certo. Adesso vedrai che li giriamo Aggiungiamo ancora sono. un filo d'olio, ringraziamo sempre l'azienda agricola Il Cascin che appunto ci ha fornito l'olio e anche il vino, quindi io chiedo a Giovanna che cosa Esatto. abbiniamo E ci a questo piatto di abbiniamo il pesce. nostro pigato del Cascin. Questo vino, che è un vino autoctono ligure, ma forse non tutti sanno che noi lo dobbiamo alla Tessaglia. La Tessaglia è una regione della Grecia di persone molto molto fortunate, perché non solo hanno conosciuto Gesù e sono citate nell'Antico Testamento, ma addirittura già bevevano qualcosa di molto buono, che però poi gentilmente hanno voluto passare a noi. Grazie, glielo diciamo. Grazie, Grecia. Lo abbiniamo al nostro piattino di gallinella e peperoni, in quanto è un ottimo, diciamo, è un ottimo abbinamento tra verdura e pesce. Grazie A Giovanna. voi. Tanto Renato qua sta Questi continuando. peperoni li ho fatto andare prima un po' di zucchero di canna, Sì, ci siamo, l'hai un po' di olio, sì, caramellati. l'ho caramellato, dopodiché ho messo i peperoni e poi perfino finire ho messo un goccio di aceto di miele, proprio, sai, per renderlo proprio bello Sì, appetitoso, eh? sono pronti per essere Sì, impiattati. guarda. Mi piacciono a me i colori, sai? E beh, sono belli, fanno a parte che sono anche buoni, però fanno proprio bello il Sì, però piatto. Invogliano a è il mangiarlo. colore, proprio ti porta... È vero? Sì. Giovanna, eh? Che Che spettacolo. uomo, che... Io meno male che ti ha preso mia suocera, va. Se non ti prendeva, se non mi prendeva tua suocera, cosa facevamo, Giovanni? Niente, ti prendevo un'altra donna. Dici? Sicuro? Sì, a chi può dirlo? Quei tempi. Magari non lo piglia Quei nessuno. tempi No, che corrono. impossibile, impossibile. Perché? Quindi stai consigliando Renato? No.
Oramai uno è già. Però un po'. Prima era. Beh, era bello, devo dire che era proprio bello, Renato. Sì. Sì. Ma anche adesso, Renato. Grazie, grazie, sia un amore. Ti darei un bacio, ma siamo in diretta, non posso. No, intanto, mentre tu allora, finisci, fai le rifiniture del piatto, volevo anche ringraziare uno dei nostri sponsor che è la Latte Alberti, di cui stanno inquadrando appunto il nostro tavolo in bandito, che ci ha fornito il latte, la panna, soprattutto il grana padano, che è veramente il loro pezzo forte. E poi ci sono i cestini, infatti proprio col grana che ha fatto Renato, che quindi ci sono tante idee per utilizzare, oltre all'idea di fare uno spuntino che spezzi la fame durante la giornata, piuttosto che per un aperitivo. Cioè, insomma, le idee sono tante, proprio oltre ai classici usi, no? L'ho detto, Renato. Prodotti di Alberti, insomma, Alberti. Prima qualità. Alberti, Alberti, punto. Allora, Giovanna ha già messo il nostro vino vicino al piatto. Siamo a posto, andiamo a assaggiarlo e vi diciamo buon appetito. Buon appetito.